Il rinomato Canton Ticino si scopre improvvisamente vulnerabile. La città di Lugano, la terza piazza finanziaria della Svizzera, se la passa davvero male, tanto da rischiare un vero e proprio fallimento. Se non verrà adottata una drastica politica di risparmi e di aumenti delle imposte, nel 2016 la città andrà in bancarotta, proprio come è successo a Detroit lo scorso anno. È lo stesso comune ad ammettere le difficoltà. Lugano è esposta verso le banche per un totale di ben 1 miliardo di franchi svizzeri, vale a dire circa 800 milioni di euro. Nel giro di 10 anni il debito pubblico è salito del 1.255% a 450 milioni di euro. Complice la decisione della città di accorpare altri comuni svizzeri, accollandosi di conseguenza i loro debiti. A questo si è aggiunta anche la crisi finanziaria, che ha provocato un calo del 40% del gettito fiscale di banche e fiduciarie. Secondo quanto riporta la stampa locale, il preventivo 2014 per la città di Lugano, presentato ieri in comune, si chiuderà con un disavanzo di 37 milioni di franchi.